Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornata Lina Palmerini, notista politica del Sole 24 Ore. Buonasera Massimo Giannini, buonasera. Bentornato, direttore della Stampa. Buonasera Alessandro buonasera. Giuli, presidente del Museo Maxi di Roma. Buonasera Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Allora, si apre la lunga notte della manovra economica, la prima del governo di Giorgia Meloni. Ma che Italia sta provando a disegnare la Presidente del Consiglio? Subito dopo la pubblicità. Massimo Giannini, cominciata la lunga notte per l'approvazione della manovra economica, è la prima manovra di Giorgia Meloni. Tu hai detto che la destra sta disegnando un'Italia premoderna. Da che cosa lo deduce? Che Italia è un'Italia premoderna? O che Italia sarebbe? Perché? Più che disegnando, direi fotografando. Allora, una premessa è doverosa. L'abbiamo anche già detto una volta, questa manovra ha di positivo il fatto che rispetta gli impegni presi con l'Europa dal punto di vista delle macro grandezze. Tant'è che i mercati sono tranquilli, lo spread per fortuna sonnecchia. Bene, ottima cosa. Seconda premessa è che nessuno si illudeva che un governo nato 3 mesi fa potesse con la bacchetta magica risolvere problemi che questo paese si porta dietro da 25 anni. Basta così la risposta. Basta, ok, fine, basta, qui mi taccio. No, adesso c'è l'altra parte. Cioè, l'Italia è un paese che da 25 anni non cresce ed è in stagnazione permanente. È un paese che ha il più alto tasso di sottooccupazione femminile e giovanile. Rispetto a tutti questi problemi, il governo che fa? Con la sua manovra economica fotografa questa Italia, quella che abbiamo alle spalle. Cioè, introduce una serie di norme che sono tutte tagliate a misura del maschio, piccolo imprenditore, lavoratore autonomo, partita IVA, oppure pensionato, meglio se ultra 75enne, quindi le misure sulla flat tax, quota 103 e così via. Poi introduce una serie di norme che strizzano l'occhio all'economia sommersa, che è da sempre la forza di questo paese. Oggi il Sole 24 Ore, non io, non lui, non la Palmerini, titola 12 sanatorie fiscali, 12. Bene, quindi, cari evasori, continuate ad evadere perché noi semmai vi diamo una mano. Poi ci sono una serie di altre misure che riguardano, appunto, da un lato i giovani, dall'altro lato le donne. Reddito di cittadinanza, ne abbiamo parlato l'altra sera. Si toglie, anche se poi hanno pasticciato, sono riusciti a fare un pasticcio anche lì, perché il congruo per ora rimane, ma lo toglieranno poi dopo, sulla base del principio illustrato e spiegato dal ministro Lollobrigida, per cui finalmente i ragazzi italiani faranno i lavori che ora fanno gli extracomunitari. Aggiunge Durigon, in maniera un po' più grossolana di quanto non l'avesse fatto la Fornero, basta fare gli schizzinosi, cosicché il giovane laureato la cui famiglia magari si è svenata per farlo studiare, se deve andare però Giorgia raccogliere... Meloni ha spiegato ieri, no? Ha detto che non si può pensare di avere tutti che riescono a lavorare, punto. È verissimo, però, giustissimo, però fai qualcosa anche per quelli che hanno studiato e magari aspirano a fare qualcosa in più. Ma... Ultima cosa, scusami, poi vi lascio e sto zitto per sempre. Le donne, allora... Si introduce opzione donna, taglio dell'assegno del 30% solo per le donne caregiver, no? E cioè quelle che almeno da 6 mesi hanno in carico un parente non autosufficiente, solo le donne, perché non gli uomini? Poi si introduce molto il congedo genitoriale, anche quello solo per le donne, cioè traduco appunto, l'economia ristagna, facciamola ristagnare, il sommerso c'è, premiamolo, le donne non lavorano, lasciamole a casa ad accudire la famiglia,
i giovani hanno un problema, si adattino e si mettano a zappare la terra. Allora, un questa quadro... è l'economia. No, scusa, poi c'è il POS e lo SPID. Togliamo il POS e lo SPID perché la digitalizzazione e la modernità ci fa paura, imbracciamo le carabine e andiamo a sparare ai cinghiali. Non lo so, insomma, mi lascia un po' perplesso. No, io volevo dire solo una cosa piccola, poi lascio a proposito dei ragazzi, adattatevi. È giusto, però io mi chiedo, ma perché c'è un Ministero dell'Istruzione e del Merito? Perché dobbiamo allora illudere che con il merito poi tu puoi fare il lavoro che ti meriti? Allora, se io vedo studiato, un po', ti sei impegnato. Esatto, io vedo un po' dei salti logici in questo, cioè da una parte si spinge verso un valore, dall'altra però si dice vabbè, però allora fai il cameriere. Allora non ha senso spingere sul merito se poi non riesci comunque a impegnarti per offrire un mercato del lavoro e un sistema di formazione che ti dia accesso al lavoro che ti meriti. Alessandro Giulia, aiutaci a decrittare questa fase di Giorgia Meloni e anche così capire l'Italia che vuole disegnare, perché tutti questi tratti, chiamiamoli identitari, sì, per non chiamarli reazionari, no? In alcuni casi, o premoderni, allora, ti fanno ben sperare? È un'Italia che vorresti anche tu? Ma no, è un'Italia in divenire. Io sono un cavernicolo prestato alla contemporaneità, quindi il premoderno non mi spaventa. Naturalmente una cosa sono le declamazioni, una cosa poi è la realtà dei fatti. Quando dico declamazioni intendo dire anche le declamazioni del governo, dei ministri. Qui sono misure però, non sono declamazioni. Aspetta, no, vabbè, sul è la manovra economica, diciamo, la manovra economica ti disegna almeno, scusa, ti disegna il paese per i prossimi 12 mesi almeno. Il paese era stato disegnato in larga parte dall'emergenza che ha impegnato tre quarti del bilancio, che si è tradotto nella conferma di tutti i provvedimenti di Mario Draghi. Non nego che ci siano dei provvedimenti che ambiscono a essere identitari, ci sono state molte retromarce, sono meglio delle retromarce buone che delle marce cattive, e vale per il POS, ma... La questione poi del POS, se volete la approfondiamo, essenzialmente riguarda, come dire, un rapporto con la tecnologia, non c'è dubbio, e l'idea che l'Italia non sia ancora attrezzata culturalmente per una transizione digitale che si vorrebbe più graduale. Non è la fine del mondo. Anche la questione della tassa piatta è più o meno impercettibile, tanto che è oggetto di riflessioni più culturali che di merito. Gli economisti valutano un'incidenza relativa. Sì, però un messaggio, una misura simbolica, allora chiamiamola messaggio così, se tu pensi, è... ma il messaggio non è bello che viene perché lanciato. Non è bello, è un messaggio che rispetta le promesse elettorali che hanno garantito l'investitura del centrodestra. Gli altri, l'aumento delle pensioni minime c'è stata, la mancata indicizzazione delle pensioni più alte, perché c'è oggettivamente c'è stata il cuneo fiscale, il ceto medio, il lavoratore dipendente, le donne, i giovani, il ceto medio avanti, no? Allora, il ceto medio dei dipendenti ha avuto un grande avrà sempre, se non andiamo in esercizio provvisorio, ma ovviamente no, avrà buona parte del taglio del cuneo fiscale, ragione per cui anche Confindustria si è un po' lamentata. Cioè, non è una manovra regressiva, è una manovra in larga parte ereditata, una manovra su cui sono stati fatti oggettivamente anche degli errori di merito e di comunicazione. Ma sì, allora... Sì, sono più o meno soddisfatto di quello che ho detto, non so voi. Allora, no, voglio passare al professor Balbozzo Matarani, perché diciamo il timore forse è quello che... diventi regressivo il paese, no? Forse, quello che, su cui si interrogano anche molti. Le voglio chiedere, professor Montanari, forse ho trovato una cosa che le potrebbe piacere di Giorgia Meloni, visto che lei fa parte di coloro che pensa che comunque ci sia un rischio di ritorno al fascismo, non nel senso letterale, ma... in senso, adesso poi se ci vuole ce lo rispiega lei, no, perché le cito quello che ha detto la Meloni ieri al corpo diplomatico, ha detto che tutti a partire dalla sottoscritta grande patriota veniamo travolti dalle parole straniere, da inglesismi e francesismi, e quindi ha invitato in pratica a utilizzare di più l'italiano, perché secondo la Premier vuol dire difendere la cultura della nazione, come ama chiamare l'Italia Giorgia Meloni. Ecco, su questo è d'accordo. Posso dire una cosa, ma underdog non l'abbiamo detto noi, però.
Underdog l'ha detto Giorgia Meloni. Underdog l'ha detto Giorgia Meloni, pensi anche, diciamo, in qualche modo lei si vanta di essere una underdog. Professor Montanari. Quando mi ha detto che sperava che ci fosse qualcosa su cui fossi d'accordo, speravo di sentire che fra le varie retromarce ci fosse anche la retromarcia su Roma, ma invece non mi pare. L'ho già fatta io questa battuta, professore. Lo so, ma ci si ispira ai grandi modelli. Allora, io penso che l'esempio invece sia proprio un esempio che va nella direzione di una nostalgia, perché questa idea di difendere la lingua italiana mi ricorda molto l'autarchia linguistica del fascismo. Non si poteva dire cocktail, bisognava dire coda di gallo. L'Inter, che si chiama la squadra internazionale, fu ribattezzata in ambrosiana, perché guai a essere internazionali. I vestiti di Payet erano i vestiti allucciolati e i cachet erano i cialdini. Ora, è un modo per prendere nel modo peggiore, nel modo più ingiusto e sbagliato, un problema che invece è giusto. Come si aiuta la lingua italiana? Allora, non in questo modo, ma aiutando, promuovendo lo sviluppo della cultura italiana. La lingua italiana è parlata, è forte, quando la cultura italiana è forte. E quando è forte, non ha paura di aprirsi. La lingua di Dante, che è la nostra lingua, immette nell'italiano un'enorme quantità di parole arabe, di parole del provenzale, dell'antico francese. Era una lingua forte e dunque aperta. Io guido un'istituzione che per mandato dell'Università per Stranieri insegna la lingua italiana agli stranieri, però insegniamo anche 11 lingue straniere. Nel 2023 aggiungeremo anche il turco e lo swahili al coreano, al giapponese, al cinese. Sì? Cioè, il punto fondamentale. Posso fare una piccola obiezione? Sia pure con altre parole, con un altro orizzonte, l'Accademia della Crusca, che certo non è un istituto fascista, più volte si è lamentata dell'esagerazione con la quale noi utilizziamo parole straniere, a volte anche cacofoniche, laddove ne abbiamo di molto belle e molto italiane. Dopodiché io concordo con il professore, se ho capito bene la sua posizione, sul fatto che è molto meglio difendere la lingua italiana esportando eccellenza italiana nel mondo, italianizzando attraverso la nostra grande cultura istituti internazionali, premi internazionali. Cioè, il genio della lingua come si difende? Si difende parlando bene, pensando bene e confrontandosi con tutte le culture, sapendo che è un genio dinamico che si alimenta di parole del mondo antico, che sono tantissime, e di inserti del mondo medievale e di tutto ciò che rende grande la cultura italiana. L'errore è l'idea della difesa. La lingua è uno strumento. Il punto è la cultura. La Costituzione parla di sviluppo della cultura. Chiediamoci quando, non questo, ma tutti gli altri governi, a partire da quelli centrosinistra, hanno tagliato in cultura, scuola, università, il massacro degli istituti culturali dell'Italia all'estero. Allora, pensiamo a questo, ma non in senso di difesa, ma in senso di sviluppo e di apertura. La lingua è forte quando la cultura è forte, e la cultura è forte quando è aperta, quando non è autarchica, quando non è nazionalistica, quando non si guarda l'ombelico. E il problema è che tutto il quadro che è stato delineato prima, invece, di questa regressione dell'Italia, trova in questo discorso così povero e arretrato sulla cultura la ciliegina su una torta drammaticamente inadeguata. Quindi questa idea di rivolgersi agli ambasciatori per la difesa dell'italiano è proprio il contrario. Cioè, l'Italia deve giocare all'attacco culturalmente, e cioè aprirsi al mondo. Se avesse detto attacchiamo con la lingua italiana, finivamo in basi dall'ONU, dalla Troia. Nella Napoli del 600 si diceva che Napoli era fatta di mille sangui. Di quanti è fatta? Allora, fatta l'Italia. Se la vogliamo bianca, se vogliamo dire coda di gallo invece di cocktail, è un'Italia povera che perderà sempre. Allora, speriamo che di non arrivare a questi paradossi. Lina Palmerini, allora, torniamo alla manovra economica, perché oggi Fratelli d'Italia, con il suo presidente della Commissione Cultura, Mollicone, ha detto che non c'è stato nessun caos politico sulla manovra, ma totale assenza dei funzionari della Ragioneria Generale e del Ministero dell'Economia. Ora, è possibile questo? Ma sinceramente non è cioè, la sono prima stati volta. Assenti io non ho controllato i badge di chi lavora al MEF o alla Ragioneria, ma non mi sembra il primo, questo è il caso di una polemica con le strutture dell'economia o della Ragioneria dello Stato. Mi ricordo
Le manine, quante manine polemiche ai tempi ben dei giallo-verdi. Esatto, ben più dure ai tempi appunto dei 5 Stelle. Quindi sono stati fatti errori e pasticci con questa manovra economica. I casi politici ci sono, li abbiamo appena ricordati. Sì. Cioè dalla questione delle retromarce sul POS, ma anche, ricordiamolo, sui condoni per i reati tributari, apparsa e poi sparita quella norma. Il poi, penale, il quindi cosiddetto. Mi pare che la manovra si... Sì, le coperture, sì, d'accordo, però i casi politici... I casi politici ci sono, però se posso dire, certo. A proposito di quello che si diceva prima sulla regressione o no dell'Italia di questa manovra, cioè il tema di questa manovra secondo me sono le disparità che crea, e disparità di cui non parliamo soltanto noi adesso, ma che sono state sottolineate anche dalla Banca d'Italia, disparità di trattamento tra lavoratore dipendente e partita IVA, 85.000 euro, ma all'interno anche della stessa categoria degli autonomi, per esempio. O abbiamo dimenticato un'altra norma, che è quella, diciamo, per le salvacalcio, per le società di calcio. Perché questa generosa dilazione dei pagamenti IVA e altre ritenute per le società di calcio e non per una piccola azienda artigiana che ha lo stesso problema del pagamento dell'IVA e che ha avuto anche i costi assurdi del gas e dell'energia? Secondo me il tema di questa destra è quello di creare delle disparità, ed è tanto più, diciamo, incomprensibile dal mio punto di vista, perché uno dei concetti più spinti da Giorgia Meloni è quello della nazione. Cioè lei ripete sempre il tema nazione. È qualcosa di impegnativo, vuol dire inclusione patriottica, ma vuol dire includere, non avere un occhio, diciamo, di attenzione per chi ti vota, allora, e lasciare indietro chi non ti vota. Massimo Giannini, per replica o insomma integrazione quello che è, a quello sta dicendo Lina Palmerini, e poi però vorrei anche fare un passo avanti, perché oggi Giorgia Meloni ha portato il saluto e gli auguri di Buon Natale in Iraq al contingente italiano, ai soldati italiani, dove è stata accolta calorosamente, l'abbiamo vista nelle fotografie, in tutta mimetica, insomma, così com'è. Tra l'altro in serata è uscito il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che ha detto: bene il presidente Meloni in Iraq e i nostri ministri impegnati nelle zone di guerra per onorare i militari italiani, siamo orgogliosi del loro lavoro, e dice: servitori della patria che non sventolano la bandiera della pace, ma si battono davvero per riportarla in zone difficili. Allora, sventolare intanto la bandiera della pace ancora non... Se ce lo lasciano non fare è un ancora, delitto, no. Diciamo, siamo questo. Proibito. Ecco, proibito. Però aggiunge anche la Meloni ieri che la cosa che la spaventa di più è deludere. Sì. Ora, Giorgia Meloni, la vedi più spaventata o più lucida e determinata? No, allora, una cosa che volevo dire prima rispetto a quello che diceva Lina Palmerini, è che è verissima, riflette quello che dicevamo prima, cioè questa manovra più che delineare, fotografa. L'Italia è già un paese clamorosamente diseguale, anche nelle categorie che abbiamo affrontato fino adesso. Il problema di questa manovra è che invece di tamponarle e invertire la rotta, le acuisce, le approfondisce, questo è il vero problema. Ma questo a me non spaventa, anzi non spaventa, mi preoccupa ma non mi stupisce. Perché questa destra ha vinto le elezioni sulla base di un principio semplice, che è quello della difesa. La difesa che dicevamo prima. La destra è la destra meloniana soprattutto, quel partito, è conservazione, è tradizione. E tutto quello che stanno facendo riflette esattamente questa idea. Però, dal mio punto di vista, ripeto, è un'idea premoderna e passatista. Un'italietta piccola, un po' autarchica, che lavora ancora sulle piccole imprese. Infatti, adesso vengo all'altra cosa. Dicevi tu, Lilli, è più preoccupata, più spaventata o determinata? Io finora l'ho vista sicuramente determinata, anche lucida, ma la invito a spaventarsi. Perché questa è stata soltanto una piccola, rapida anticamera di tutto quello che ci aspetta. La manovra era
dal punto di vista quantitativo, visto che opportunamente non hanno voluto fare scostamenti di bilancio, già in buona misura fissata, per tutta la parte che riguarda l'energia. Il resto l'hanno fatto loro, l'hanno fatto male, secondo me, ma sono state mancette, pochi soldi distribuiti a pioggia, obbedendo a un principio di fedeltà elettorale, cioè voi mi avete votato e io vi do il dovuto. Bene, adesso, l'ha detto Giorgetti, questa manovra dura 3 mesi. Tra 3 mesi, allora lì io mi aspetto un cambio radicale di fase, però rispetto al quale bisogna stare preoccupati e spaventati. Non tranquilli e sereni, preoccupati e spaventati, perché ci aspettano mesi difficilissimi. Se li affrontiamo con questo modo di agire e di pensare, secondo me il paese va a sbattere. Alessandro Giuli. Ma solamente emozione accolta, chi è che non accoglierebbe un monito del genere? Non mi pare di capire che Giorgia Meloni stia irradiando dell'alterigia e della sicurezza, anzi mi sembra sia molto dubitativa nei confronti... No, però è determinata, giustamente. Giustamente determinata. Dal punto di vista delle aspettative, io insisto sul fatto che è una legge di bilancio, diciamo che sì, vale quello che ha detto grosso modo il ministro del Tesoro, è una legge di bilancio che rientra nella piccola parte a disposizione, a discrezione del governo, in un mandato elettorale, così come ho difeso nel 2018 il reddito di cittadinanza, perché i 5 Stelle avevano superato il 30% del consenso dicendo andremo a realizzare il reddito di cittadinanza. A un politico si chiede di essere coerente con un mandato elettorale sul quale è stato legittimato a governare. Tra 3 mesi. Sì, lì misureremo la vera destra, è così? Io credo che la vera rivoluzionaria nel senso che non restaura, si fanno, non conserva, si fanno gradualmente. La destra che cambia. Il vero percorso di riforme istituzionali, forse pure costituzionali, ecco, lo vedremo meglio, più avanti. Questa è una finanziaria di transizione nella quale opportunamente, allora, secondo me, si dà una risposta alle persone che hanno dato un mandato maggioritario al centrodestra per governare. Lina Palmerini, e poi voglio sentire il professor Montanari, perché è stata citata la parola Costituzione, siccome lei ha scritto anche un bellissimo libro su questo tema, e allora Massimo Giannini dice ma speriamo che non la tocchino, invece continuano a promettere che la toccheranno, ma comunque adesso... Prima dovrebbero applicare tutti l'articolo 9 su cui il professor Montanari ha scritto... Rispetto alla manovra e al segnale che ha dato, intanto c'è diciamo una manovra di avvicinamento all'Europa, non soltanto perché i saldi di bilancio sono andati incontro alle richieste dell'Europa. Una volta il tema dei saldi, della finanza pubblica, era un tema squisitamente di centrosinistra. La destra nessuno osava parlare di conti in ordine, di avanzo primario, invece già questo è un cambiamento. L'altro cambiamento a proposito del rapporto con l'Europa non è soltanto la manovra e i saldi della manovra, è il PNRR, perché è stata fatta una campagna elettorale dicendo modifiche radicali e invece ci sono degli aggiustamenti. E l'altra questione è la riforma del MES, cioè la riforma del MES è l'altra cosa che ha detto ieri Giorgia Meloni. Il sostanzialmente fondo salva stati, si trattava e si tratta di approvare, ratificare la riforma del MES, non di accettare il fondo salva stati. Ecco, prima c'era il no, ma io lo sentivo anche insomma da deputati o europarlamentari di Fratelli d'Italia, non ratificheremo mai perché noi vogliamo la riforma della riforma del MES, e invece mi pare di capire che si andrà a una ratifica, anche se poi Giorgia Meloni ha detto io non chiederò mai il MES per l'Italia. Benissimo, ma ha detto la ratifica non vuol dire chiedere il MES, la ratifica vuol dire semplicemente riconoscerne l'esistenza, certo. Quindi si poteva fare anche un mese fa senza dire che prima si aspettava la Germania, senza dire che intanto vediamo cosa dice il Parlamento. In Parlamento la maggioranza relativa è della destra, quindi voglio dire siamo lì. Professor Montanari, allora lei cosa si aspetta nei prossimi mesi, in questo 2023, pensa per esempio che il governo di Giorgia Meloni comincerà ad attuare, a realizzare questa
riforma anche della Costituzione, per esempio attuando il semipresidenzialismo, il presidenzialismo. Che cosa si aspetta lei? Glielo chiedo perché questa è anche la nostra ultima puntata del 2022 e quindi vogliamo anche fare un po' di previsioni, un po' di bilanci, un po' di aspettative. Vorrei cercare di capire con voi. Allora, è vero che la manovra finanziaria è, come dire, aumenta le diseguaglianze, fotografa il paese com'è, aggravandone alcuni aspetti e poi con un odio verso i poveri, la povertà, che è particolarmente impressionante. È vero anche che le manovre precedenti avevano fatto lo stesso quanto a aumento della diseguaglianza, quindi c'era, diciamo, c'è già una bella strada prima. Da questo punto di vista è vero che non escono molto dal binario. Cosa succederà? L'annuncio di voler cambiare la Costituzione, che è stato fatto in modo vigoroso, direi anche violento a tratti, su vari fronti, su quello del presidenzialismo, lo ha fatto Nordio con altri accenti, il guardasigilli, lascia immaginare uno stravolgimento dell'impianto della Repubblica, che è infatti parola che si pronuncia poco, è molto preferita alla nazione. La Repubblica uscita dalla Resistenza, la Repubblica del 48, può essere stravolta in nome della concentrazione del potere in mano di una persona sola, con il correttivo, che è un correttivo peggiore del male, dell'autonomia differenziata, cioè di spaccare il paese in due e lasciare il mezzogiorno al proprio destino. E questo è un aspetto, una riforma costituzionale su cui il PD potrebbe essere d'accordo, perché nonostante alcuni ripensamenti del tutto strumentali, Bonaccini l'ha appoggiata fino a un certo punto, i contratti già inaccettabili. Quindi, diciamo, lei non è su questo fronte? Sono preoccupato. Preoccupato perché penso che nel 2023 potremmo avere il tentativo, e i numeri in Parlamento ci sono, di uno stravolgimento costituzionale drasticamente in peggio. Senta, professor Montanari, le devo chiedere anche se nel 2023 lei prevede che il Partito Democratico, la sinistra italiana usciranno da questo travaglio difficile e complicato. Oggi pomeriggio si è candidato alla segreteria del PD anche Gianni Cuperlo. Lei cosa pensa che succederà su quel fronte? Allora, con tutta la stima e l'amicizia per Gianni Cuperlo, penso che se il PD continua così difficilmente uscirà da qualcosa. Il punto non sono i nomi, mi pare che la moltiplicazione delle candidature sia direttamente proporzionale alla mancanza delle idee vere. Il PD non è questione di nomi, è questione di che cos'è un partito di sinistra oggi. Bisognerebbe parlare di regole. Un partito antipresidenzialista che elegge il segretario con le primarie è una contraddizione enorme. Che cos'è la democrazia di un partito e qual è il rapporto fra le idee del PD e lo stato delle cose. Quello che succede all'Europarlamento, la corruzione, che è l'aspetto patologico, sì, è l'aspetto patologico di un fenomeno che ha invece dei tratti non illegali, ma secondo me gravemente preoccupanti, che sono stati rappresentati dalle traiettorie di ex leader della sinistra di tutta Europa, da Blair a Schröder con Gazprom, in Italia D'Alema e Renzi in modi diversi. Quando la sinistra smette di pensare che la sua missione sia cambiare il mondo e la realtà, ma accomodarsi alla realtà così com'è, anche chi la interpreta pensa che sostanzialmente la missione sia cambiare. Quindi sostanzialmente non è ottimista sul fronte. No, se si continua così, vedo le premesse per un disastro anche da questo punto di vista. Massimo Giannini, tu prevedi questo e diciamo, ti devo chiedere, voglio chiederti e lo voglio poi chiedere anche a voi, chi è stato il personaggio dell'anno questo 2022, la notizia dell'anno e la vera sorpresa che avremo nel 23? Caspita, tanta roba! No, sono ovviamente d'accordo con il professor Montanari per quello che riguarda la situazione del PD, anche io stimo e apprezzo l'onestà, la preparazione, la profondità culturale di Gianni Cuperlo, ma non penso che basti quello per dare al PD una prospettiva, perché è vero che i candidati ci sono, non mancano, ma quello che manca sono le idee, al di là delle regole, secondo me le idee su come rifondarlo, su quali valori, su quali principi, su quale proposta. Ma forse anche accorciare i tempi in questa fase così difficile. È chiaro che se aspettiamo febbraio il PD non c'è più, anche perché nel frattempo non è iniziata una campagna elettorale tra i candidati a colpi di proposta concreta, siamo proprio alle chiacchiere inutili, quindi se non lo fanno, secondo me il PD davvero personaggio va verso dell'anno? La sua. Ma io penso che sia Zelensky, oggettivamente, se guardiamo al grande orizzonte internazionale, la guerra in Ucraina purtroppo è stata... E la sorpresa del 23?
cioè quella che vedremo nel 23, mamma mia, non lo so. Non lo sai. Non mi viene in mente. Tullina. Purtroppo non mi viene allora, in mente. Volevo dire velocemente una cosa sul PD, secondo me la brutta notizia è anche per la destra, ne parlavamo prima, sì. Cioè il fatto di non avere un avversario, un nemico, crea un problema anche per la destra. Non può essere più l'Europa, perché l'abbiamo visto, non può essere più l'Europa, se non c'è neanche la sinistra e i comunisti è un problema. E le altre domande erano il personaggio, Dell'anno, la notizia. Devo dire che la cosa che mi ha più toccato, e anche perché c'è una notizia recente di un'altra ragazza di 14 anni che è stata uccisa in Iran, è la, noi ci siamo molto concentrati su quello che si sta e i valori per cui si sta combattendo anche in Ucraina. Devo dire che in Iran è ancora più toccante, perché ha meno solidarietà da parte del mondo, la rivolta di ragazze e ragazzi. E ricordiamo anche l'Afghanistan, no? Che adesso esatto, le università non esatto, saranno più accessibili alle ragazze, a proposito la sorpresa di regimi reazionari e di tempi medievali, è atroce quello che sta succedendo. La sorpresa, io direi la Cina, perché sulla Cina avevamo delle certezze di grandezza, invece vediamo che la strategia sul Covid non va benissimo, che Xi Jinping è in difficoltà anche perché per la prima volta anche lui ha un dissenso, e anche l'economia non va benissimo. Prima eravamo certi che la Cina avrebbe sorpassato il PIL americano addirittura, adesso invece c'è un punto di domanda. Giulie? Velocissimamente, personaggio dell'anno avrei detto come personaggio negativo Vladimir Putin, naturalmente, e invece, visto che è stato evocato Zelensky, dico Sergio Mattarella, la cui rielezione al Quirinale è una delle garanzie perché gli incubi del professor Montanari non si materializzino, secondo me. L'evento dell'anno, naturalmente, la destra che vince in Italia e porta a Palazzo Chigi la prima donna Presidente del Consiglio. Certo. Ciò che potrà stupirci l'anno prossimo è la vittoria della dea Pace in Europa, accompagnata da Giustizia, la cui bandiera non vediamo, non vediamo l'ora di sventolare tutti insieme. Attenzione al capogruppo del tuo al partito. Al capogruppo di Fratelli d'Italia. Non è il mio partito, e anche lui sarà contento di sventolare la bandiera della pace. Professor Montanari, rapido. Come cittadino, come personaggio dell'anno vorrei indicare Asib Omerovic, questo romano rom disabile che è piombato da una finestra in circostanze molto oscure, forse è stato torturato. Mi sembra rappresentare tutti quei sommersi di cui non ci curiamo, pensando che i problemi dei diritti e della democrazia riguardino sempre soltanto gli altri paesi, riguardano anche noi, dobbiamo crescere moltissimo. Forse torturato da un rappresentante delle forze dell'ordine, perché diciamo è questo il di più ancora più grave. E una sorpresa del 23? Ma più che una sorpresa, un augurio, un auspicio che ci liberiamo di questo governo. Allora. Mi pare difficile, prof. Mi pare molto difficile. Del resto, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dice sempre che insomma ha tempo, perché poi per restare 5 anni. Se ce ne liberassimo, dovrebbe tornare Draghi, perché non è che ci sono alternative, eh? Vabbè, ma non è vietato scrivere le letterine a Babbo Natale. La padella e la brace della vita, eh. E la vita non ci sono solo la padella e la brace. Infatti, come diceva l'avvocato Agnelli, dopo rimangono o un cardinale o un carabiniere. Quindi non lo so che cosa è meglio. Allora, vediamo. I generali li abbiamo già avuti. Appunto. Vediamo con Paolo Pagliaro che cosa pensano invece gli italiani di questo anno che sta per chiudersi. Guardate il punto. Secondo l'80% degli italiani, l'anno che sta per chiudersi è stato caratterizzato dalla corsa dell'inflazione, con la crescita dei prezzi dell'energia e del costo della vita. Per 3 cittadini su 4, il 2022 è stato invece l'anno della vittoria del centrodestra e dell'arrivo a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni, dopo la caduta del governo Draghi, evento citato dal 54%. Al quarto posto, nella gerarchia dei ricordi, c'è la fine delle restrizioni contro il Covid e l'inizio della convivenza con il virus. Sono i dati che emergono dal sondaggio di fine anno condotto da Demopolis. Se lo sguardo si allarga al mondo, l'83% ricorderà il 2022 per la guerra tra Russia ed Ucraina. 6 su 10 segnalano la morte della regina Elisabetta e la successione al trono di Carlo.
Il 44% mette in evidenza le proteste e la repressione in Iran. Ed oltre un terzo cita il recente caso di corruzione al Parlamento europeo. Tra i protagonisti della politica, la maggioranza assoluta indica naturalmente Giorgia Meloni. Un quinto cita però Mario Draghi, mentre il 14% indica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. L'istituto diretto da Pietrovento ha chiesto infine agli intervistati cosa vorrebbero che accadesse nel nuovo anno. Il primo auspicio è che si concluda la guerra in Ucraina. Due cittadini su tre sperano che frenino inflazione e aumento del costo della vita. Il terzo auspicio è che il Covid resti sotto controllo e che la sanità pubblica venga potenziata. Eccoci qua, il dibattito continua sempre qui da noi a 8:30, come sapete, ma adesso siamo in chiusura, quindi intanto ringrazio i miei ospiti, grazie Lina Palmerini, grazie Massimo Giannini, sì, grazie voi, Alessandro Giuli, grazie professor Montanari. E tante grazie naturalmente a voi spettatrici e spettatori, questa è l'ultima puntata di 8:30 di quest'anno, noi ci rivediamo lunedì 9 gennaio e intanto vi faccio un buon Natale e tanti auguri di un buon 2023 e ci vediamo il 9 gennaio, arrivederci.